ho sposato un uomo che di mestiere fa il poliziotto, un uomo che agli occhi della gente è considerato come una nullità, un perdente, che viene considerato uno sbirro, un infame, una merda, che viene spesso messo alla pari di un assassino, che viene disprezzato, deriso, infancato e denigrato. Un uomo che a dire di tanti esercita sempre e comunque un abuso di potere solo perché indossa ed è protetto da una divisa, che negli stati e alle manifestazioni sa solo caricare e picchiare, che sa solo sparare e non conosce il dialogo, che non arriva mai quando serve. Tutto questo e molto altro è quello che vuole vedere la maggior parte della gente. Ma se potessero guardarli con i miei occhi, vedrebbero che ho sposato un uomo che dal suo lavoro ne ha fatto una scelta di vita, pronto a dialogare con le parole, non solo con una pistola, che svolge il suo dovere sempre onestamente e con passione, con giudizio e amore, che ha scelto di stare da parte della giustizia e di uno Stato che molto spesso lo dimentica, lo abbandona, lo maltratta e non lo tutela, che lo fa lavorare con mezzi non adeguati, che non lo ascolta e che a volte lo tradisce. Questo è l'uomo che ho sposato e che ho scelto. Ma cos'è un poliziotto? Cosa vuol dire fare il poliziotto? È difficile spiegarlo ed è molto difficile esserlo. È difficile svolgere il proprio mestiere circondato da persone che ti odiano, che non ti stimano, che ti considerano poco e nulla. Ci sono poliziotti che ogni giorno combattono per qualcosa in cui credono, che onorano la divisa nei migliori dei modi, che credono nella giustizia e in uno Stato sempre assente, ma che difendono e servono sempre e comunque con fede e dignità. È difficile spiegarlo a questa gente, in questa società dove le regole è più facile trasgredirle che rispettarle. Quindi di conseguenza è molto più semplice e comodo vedere un poliziotto come una minaccia, un nemico da combattere e abbattere, piuttosto che vederlo sotto l'aspetto di colui che invece ogni giorno è pronto a correre in tuo aiuto, che ti protegge. Difficile lavoro quello del poliziotto. E lui, che lo sa, cerca nonostante i suoi molteplici nemici di svolgerlo sempre nel miglior dei modi, anche se ne esce spesso molto poco da eroe e sempre più spesso da vittima. Vittima non solo delle varie mafie, ma anche di molta indifferenza che lo circonda, di tanti dubbi, dalla mancanza di fiducia di questa società che guarda ma chiude gli occhi, che parla ma tace, che si domanda ma non risponde su un'Italia che va sempre più a fondo, sommersa da una delinquenza che dilaga, che chiede aiuto sempre di più alle mafie, che porteranno questa nostra Italia sempre più alla deriva, invece di affidarsi a chi ogni giorno combatte ed è sempre in prima linea per cercare di migliorarlo e salvarlo. Poliziotto ci si nasce, non ci si diventa per caso.